Mi hanno ordinato di pentirmi. Ma io non so di che pentirmi. Ho amato ogni cosa della mia vita. Violenta. Piena di furore, colori, amori. Vedo una nuova luce. Un'infinita divinità che in tutto vive. Amor. Vincit. Omnia. Io penso che un pittore abbia da essere libero per poter dipingere. Io cerco la verità. Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, è sicuramente una figura controversa che con la sua pittura di fatto ha cambiato radicalmente il modo di rappresentare il sacro. È molto di più che un solo pittore. È una rock star. Io vi conosco. Siete il Caravaggio, il grande pittore. In persona? Oh mio Dio. Con Sandro Petragli abbiamo parlato di Caravaggio e in fase di scrittura abbiamo pensato a lui come una star dell'epoca, una pop star, perché in effetti era amato dal popolo, soprattutto dal popolo. Il quadro doveva essere rimosso, ma il popolo per giorni si accalcò per ammirare il capolavoro del suo pittore. La manière dont il peignait la douleur de l'humanité, comment il n'enjolive pas les situations, comme on dit, et comment surtout il s'inspire de la vie réelle des gens. Soprattutto il soggetto del film è come nasce il genio e come uno che non assomiglia alle sue opere, che le sue opere sono più grandi che lui, che l'artista, qualche volta. Questo è il genio, quando le opere di un uomo sono più grandi di lui. Solo un uomo tormentato come Michele poteva creare questo capolavoro. Poi chiaramente noi nel film ne raccontiamo invece le sue vicissitudini dell'uomo Caravaggio. Il film stesso lo vuole raccontare in un aspetto che non è raccontato in nessun libro, in nessun testo. Il fatto che sia stato condannato per aver ucciso qualcuno in un duello, il fatto che avesse una spada, il fatto che per fare i suoi quadri prendesse delle prostitute, il fatto che avesse dei gusti sessuali aperti e che conoscesse il Vangelo, che quindi avesse una forte spiritualità anche, no? Il mio Caravaggio è un Caravaggio appassionato. Siamo arresi, molto bello. Morti, un uccellino che va in cielo. Ma non ce l'ha in mano, dai. Un uccellino che va in cielo. Bravo, e questo è Caravaggio. Questo è Caravaggio. Riccardo, qui mi pare al massimo livello. Si adatta alla materia in un modo straordinario. È sempre diverso, ma diverso dentro, interiore. Se la sceneggiatura è precisa, hai le idee chiare sugli attori, sugli interpreti. Io credo che Caravaggio è quello più centrato, no? Nel senso proprio bam, preso in pieno. Penso che sia l'attore ideale per interpretare questo ruolo. Che stai facendo? Me ne vado! Lascia i quadri! No, questi sono miei! Li ho fatti io e me li porto! Ma non porti via niente! Lascia i quadri! Portali via, portali a fontanella! I quadri! Ho cercato di restituire un personaggio secondo quello che è la mia idea di Caravaggio. Quello che ho cercato di fare è proprio di mettere in scena questa dualità, questo conflitto tra le sue paure e le sue certezze. Così come la sua pittura, luce e ombre, buio, no? Sì, in effetti mi somiglia. Abbiamo scelto di non usare la mosca che aveva nel suo aspetto iconico, il baffo e la mosca. Abbiamo lasciato la sua barba, i capelli lunghi. Mi piaceva così, spettinato, così, un genio maledetto, un demone. E anche i costumi erano perfetti per quello che doveva essere l'immagine di Caravaggio. Caravaggio sicuramente manteneva un certo tono nel suo vestire, sebbene avendo queste punte un po' da artista, un po' diciamo da rock star, eh? Però il personaggio ha un suo equilibrio di semplicità che rispetterà fino alla fine. Abbiamo seguito un po' questo filo conduttore e quindi ci siamo basati su questo che ci è stato tramandato dagli iscritti. Mais les recherches sont faites d'une certaine manière naturellement pendant la préparation du film avec toute l'élaboration des costumes avec le costumier Carlo Poggioli et c'est comme ça que peu à peu j'ai vu naître en moi le personnage. Elle est très bien écrite dans le scénario et tout est là.
toute son histoire, tout son passé, tout son présent. Et c'est un très beau personnage, car c'est une des premières qui reconnaît son génie. Et puis, elle était aussi amoureuse de lui. Et toute sa vie, elle a cherché à le protéger. Un capolavoro. Non c'è niente da correggere. E niente da distruggere. È perfetto, Michele. C'è questa ambiguità nel suo vestire, no? Passa da questa sua religiosità molto chiusa, con dei toni scuri, e invece quando la rappresentiamo, ad esempio, alla festa, viene fuori una splendida donna, coloratissima, scollata, con una sua sensualità. Isabella recita un personaggio che è molto sensuale. Sono delle scene che abbiamo cercato con Michele e Isabella di farle vivere su un modo più ambigue. Credevo nella sua innocenza. Mais au fond, ce qu'on peut dire d'actuel sur ce personnage, c'est qu'il reconnaît le génie, donc la modernité du Caravage. Isabelle è un fenomeno, nel senso che è un'attrice formidabile, con una tecnica, proprio una concentrazione, una spada. Mi ha molto colpito. Ho perso un po' il mio personaggio davanti a lei, perché lei ha una potenza davanti alla camera. Nella vita Isabella è molto leggera, mi fa molto ridere, e davanti alla camera lei diventa di una potenza e mi ha fatto un po' perso il mio personaggio, perché il mio personaggio normalmente è un potere che fa paura alla gente, ma Isabella qualche volta mi fa paura perché è troppo potente per me. Dunque all'inizio ho perso il mio personaggio, ho detto Isabella smettiti di essere così potente perché io sono quello che ha il potere. Le film s'appelle L'ombra di Caravaggio. Cette ombre, c'est quelqu'un qui veut faire émerger la vérité envers et contre tout. L'ombra è un inquisitore che è mandato dal Papa per fare una ricerca sulla vita di Caravaggio, per sapere se Caravaggio merita la grazia per essere stato condannato alla pena capitale. L'inquisizione aveva un'idea di Dio che gli altri non avevano e loro erano intolleranti. Però è venuto anche con Michele Placido, regista, l'idea che forse l'inquisitore, anche se lui odiava Caravaggio, era forse un po' geloso. Quando dico forse non volevo dire totalmente geloso, perché è vero che anche per le persone che sono molto religiosi, che sono scandalizzati dagli artisti, c'è sempre una frustrazione, perché un'opera d'arte è una cosa che non si fa con un dogmatismo, si fa con una cosa che i dogmatismi non potevano avere. Il talento unito alla perversione. L'ombra è chiaramente un personaggio che non è esistito realmente, però è esistita l'Inquisizione. Partendo da questa è una figura un po' losca. Michele voleva un misto fra un inquisitore ma anche un militare. Quindi è un personaggio cupo, per questo è vestito sempre di scuro e c'ha dentro di sé alcune reminiscenze proprio dell'essere inquisitore. Infatti alcune volte lo vediamo vestito da prete inquisitore, mischiato però a questi mantelli che sono un po' militari. C'è un personaggio ambiguo, ecco, è venuta fuori questa ambiguità fra una spia, un inquisitore e un militare. La precisione e la passione per il costume erano una cosa anche che ti fa entrare nel film, perché ti dà un grande desiderio di fare bene il tuo lavoro. Recitare in abito ti aiuta a entrare di più nella parte, se si è alle prime armi. Ho trovato di altissimissimo livello la qualità dei costumi. Questo lavoro di tessuti, di colori, è magico, devo dire, ma comunque il film d'epoca per gli attori è sempre una cosa incredibile. Con questo film su Caravaggio ho l'impressione veramente di avere viaggiato attraverso il tempo. Ne abbiamo fatti tantissimi, ogni personaggio ha molti costumi. Il mondo delle prostitute con Lena era il mondo che frequentava moltissimo Caravaggio. Lena è un personaggio che ha una sua stoicità nel modo in cui viene rappresentata, perché è una donna sofferente. Lena Antonietti è il personaggio musa, prostituta, madonna del grande Caravaggio. Un'attrice sensibile come la Ramazzotti, che ha dato quella sua anima popolaresca, diciamo, con tanta ironia, con tanta emotività, veramente mi ha fatto un bel regalo. Parliamo di Caravaggio, dei dipinti, delle opere, di donne, madonne che comunque avevano la faccia da donne vere, di strada, prostitute, e quindi c'era comunque dentro questa ambiguità sacra, profana.
Non c'è mai stato nel film una cosa, diciamo, idilliaca soltanto per rappresentare la bellezza, no. Michele mi ha chiesto sempre di fare un mondo reale, un mondo legato alla terra, un mondo soprattutto molto sporco. Era un mondo fatto di straccioni, quindi siamo rimasti radicati alla realtà. Gente vissuta, quindi anche malati, tanti. Ma anche giusto, perché era un'epoca di malattie. Sporcare la gente, sbafare, non doveva esserci niente di perfetto. Ogni giorno comunque, tutti gli attori che arrivavano, che dovevi fargli qualcosa, era l'attore importante in quel momento. Per me sono tutti importanti. Il lavoro più grande all'inizio, alla preparazione, è stata proprio cercare di scegliere con cura ogni ruolo, anche il ruolo da una posa. Non a caso dicono film corale, è vero, ci sono i grandi attori che hanno fatto la storia del nostro cinema, del cinema internazionale, però abbiamo poi intorno una serie di attori che vengono dal teatro e che hanno donato una verità aderente a quel periodo storico. Tutti super in parte. Ci sono delle chicche, no? Da Tedua. Perché Tedua? Tedua perché è un artista. Debutta al cinema, lui è un cantante. Un rapper di oggi. Ci pareva giusto avere una figura singolare a fianco a Caravaggio. A fianco a una rockstar come Caravaggio volevamo un rapper di oggi. Ecco Tedua che si spiega. Mi affascinava sicuramente l'idea di partecipare a un film di alto spessore culturale oltre che tecnico. Ho imparato subito tanto. Ha dimostrato con questo film di avere un'anima pura, un'anima molto d'attore. Fondamentalmente nella realtà, così come sul set, io ero l'allievo di Riccardo, quindi mi sentivo sempre molto umile nei suoi confronti perché imparavo da un professionista. È stato proprio un rapporto quasi scolastico, come il primino con il rappresentante dell'istituto di quinta superiore. È un film d'azione, dove gli attori si muovono tanto, non è solo primo piano, ma proprio c'è una grande fisicità. Non ci siamo risparmiati niente. Raramente si vedono produzioni così appassionate oggi nella preparazione di un film storico. Questa è la straordinarietà di questo progetto. Lo sforzo produttivo che c'è dietro questo film, cioè un lavoro enorme, sartorie, i costumi, la scenografia, le costruzioni. Non è facile produrre un film così, per niente. Il set è pieno di gente così talentuosa che io mi sono un po' emozionato il primo giorno, perché ho visto un cinema che nella mia testa si faceva negli anni 60, scenografie pazzesche. Ho chiamato tutti i miei amici in Francia e ho detto: gli italiani sono più bravi che noi, ok? Basta. Tutta la macchina produttiva del film, mettere in piedi un film del genere, insomma, è una cosa estremamente rischiosa, perché ha delle variabili complicate. È stata una sfida personale molto forte. La sfida più grande è stata quella di coinvolgere i numeri uno, quasi come se tutti fossero pittori del loro mestiere. In ogni persona della troupe ho trovato questa cura. Mentre si girava ho pensato, allora forse può venire una grande cosa. Abbiamo collaborato nei minimi dettagli, per esempio nelle scene di carnevale abbiamo fatto un lavoro sulle maschere, dove ci sono state decine e decine di sarte specializzate nella costruzione di queste maschere carnevalesche dell'epoca. È un lavoro capillare. Una scena con 200 comparse, con vestiti d'epoca fatti da Carlo Poggioli, e nella messiscena scenografica di Tonino Zeno, che ha costruito praticamente questa Roma che ricorda la Roma trasteverina, la Roma di Via della Scrofa. In studio sono state ricostruite tutte le strade del centro di Roma. Secondo me abbiamo ricostruito moltissimo rispetto a tanti altri film che io ho già fatto prima. Parlando delle strade stesse che abbiamo voluto ricostruire in un backlot a Cinecittà. Abbiamo girato sia esterni dal vero che delle cose ricostruite a Cinecittà, interni e esterni. In fondo è un mestiere di pazzi. Cioè, come ti viene a te di ricostruire tutto il 600? Mai io ho avuto a disposizione una scenografia a Cinecittà di tale imponenza, e devo dire, da questo punto di vista, la produzione non si è tirata indietro. Ah,
abbiamo voluto far ricostruire gli ambienti per i vari personaggi del progetto, quindi parlando in particolare dello studio di Caravaggio. Disse Michele, ma perché non facciamo uno studio in cui comunque il Caravaggio è passato anche attraverso il Cardinal del Monte? Il Cardinal del Monte viveva a Palazzo Madama, quindi perché non facciamo uno studio che è sono quasi dei sotterranei di Palazzo Madama, quindi con delle architetture sì sporche ma più importanti, no? Dentro c'è il cavallo, dentro c'è la paglia a terra, quindi ecco, ho voluto diversificare e il risultato è arrivato immediato perché è quello che io sentivo dentro. Credo che la cosa più interessante di tutte queste location sia proprio la cura nei dettagli. Non è stato facile la scelta location, non era soltanto la ricerca legata al fine Cinquecento, quindi dove collocare la scena. Sono state fatte delle scelte proprio visive legate anche all'ombra di Caravaggio, quindi all'Inquisizione, quest'uomo che incombe e così anche questo aspetto gotico, molto epico del film. Abbiamo girato per esempio a Napoli. Il periodo napoletano è stato un periodo importante a livello creativo e costruttivo del film stesso. Diciamo che nella parte napoletana, nelle chiese tardo rinascimento, inizio barocco napoletano, abbiamo ricostruito i sotterranei di Malta, dove abbiamo rappresentato la decollazione di San Giovanni, una delle ultime opere del periodo di Caravaggio. E infatti a Napoli abbiamo trovato i tesori, i veri tesori caravaggeschi, i suoi quadri. E poi a Napoli abbiamo anche ricostruito il chiostro e la chiesa della Vallicella, Santa Maria la Nova, abbiamo costruito nelle anime del purgatorio gli ospedali. Abbiamo cercato anche negli ambienti dal vero di sconvolgere un pochino la visione classica, no, dei luoghi del Caravaggio. Quindi ci siamo inventati, per esempio, parlo delle strade romane, dei vicoli romani, ci siamo inventati anche delle strade di Roma sotterranee, per esempio abbiamo girato sotto i sotterranei di Caracalla, abbiamo poi toccato Villa Aldobrandini, dove abbiamo fatto la festa del Cardinal del Monte. Il Calen di Maggio è stata una delle scene più difficili da montare produttivamente, per mettere insieme sia la parte coreografica, sia la parte scenografica e tutta la parte legata anche al reparto DOP che si è mosso in coordinamento, perché era veramente complessa al di là del numero di persone. Le Calen di Maggio, la difficoltà di quella scena era soprattutto di messa in scena, perché c'erano tantissime persone. La cosa interessante che Placido voleva ricreare è una festa anche un po' assurda, cioè una festa che prendeva spunto dalle vere feste che si facevano all'epoca, ma reinventarla anche. Una delle scene che caratterizzano molto questo periodo storico, la Villa Aldobrandini, una delle ville in cui venivano veramente in quel periodo storico a fare le feste i nobili da Roma. Era un discorso completamente diverso dal carnevale, sebbene c'erano delle maschere, si festeggia l'arrivo della primavera, no? E quindi c'era questa festosità negli abiti, nelle acconciature, nei trucchi, c'era questa presenza floreale. Questa palla enorme che scendeva dal cielo, quindi non si capisce poi come faccia a scendere. Ed è proprio un'immagine molto iconica. Poi tra l'altro abbiamo girato con dei mezzi importanti, con un super tecnocrane che faceva tutto questo movimento. E la grande sfida è stata pensarla. La sfida più ardua, così la definisco, è quello di non fare un film comunque già visto, che abbiamo visto su altri progetti, quindi fare un film un po' particolare. Credo che produttivamente la grande e particolarità di questo film sia proprio non spettacolarizzare la scenografia, ma di renderla materia e ritrovare poi anche questa materia anche in tutti i quadri rifatti di Caravaggio. Le opere sono state preparate su tela con delle basi materiche. Al momento della stampa sono state poi patinate e vediamo che sono molto molto più materiche rispetto alle opere piatte che sono fotografiche. Il direttore della fotografia, Michele D'Attanasio, voleva comunque delle texture che le facessero comunque apparire molto veritiere, materiche. Se gonfia, la mano deve stare. Ok, la mano, guarda. Noi abbiamo fatto alcune rappresentazioni, alcune messe in scena dei quadri. Ne abbiamo fatte poche perché non volevamo raccontarli tutti, insomma. Abbiamo fatto una cosa molto semplice per la rappresentazione dei quadri. Lo scenografo lì riproduceva quello che si vede nel quadro, il costumista ha fatto i costumi uguali, quindi c'era una bravura artigianale e io allo stesso modo vedevo dove c'era la luce nel quadro e mettevo fuori campo la mia luce che rifaceva quella del quadro. E io appena mettevo la luce con la scenografia giusta e i costumi giusti del quadro, era già identica al quadro.
aveva un talento perché vedeva un attimo, cioè quella luce che c'aveva lui per fare il quadro, gli durava mezz'ora, gli durava un'ora, e lui però riusciva a imprimersi nella mente e a rifarla uguale. Sono in tanti, no, che dicono il primo, il più grande direttore della fotografia è stato Caravaggio. Sicuramente non ho cercato di imitarlo, ma perché proprio non, cioè, non era possibile, non so come dire, poi sarebbe stata anche una cosa un po' stucchevole. E l'unica cosa per cui abbiamo cercato di imitarlo, quindi non era in quello che faceva, ma nel metodo. Noi, parlo noi perché io fotograficamente, ma chiaramente Placido che mi ha supportato in tutto questo, che ha creduto a quello che gli proponevo, abbiamo fatto una cosa totalmente diversa. Fai questo, fai come questo. Dire, lascia per... Fai così, ma poi la passi ad Agnello. Ah, è bello. Quando Michele Placido mi ha parlato del film, mi ha fatto venire voglia di fare il film. Mi ha dato una direzione molto precisa proprio perché Michele aveva talmente dentro di sé la storia, avendola anche scritta. C'è stata veramente una grande passione, forse questo è dovuto proprio al personaggio di Caravaggio. È stata un'atmosfera molto creativa. Il film non ha avuto soltanto una pre-produzione, quindi una preparazione molto lunga, ha avuto una post-produzione molto lunga. La cosa bella è che abbiamo tutti suonato insieme e tutti ci siamo intonati. L'idea che avevamo noi della musica era la stessa idea che nei costumi ha creato Poggioli. Il mondo di Poggioli era connesso con Tonino Zera, con le scenografie, era connesso al mio, così come era connesso al suo. La genesi del progetto musicale è partita da un'idea che era quella di non essere didascalici. Siamo andati comunque incontro a sonorità completamente differenti da quelle che potevano essere quelle dell'epoca barocca, e quindi trovare una dimensione sonora che sia nel contesto ma che non sia didascalica. Questa è stata un po' l'idea. Lo schema vero che abbiamo utilizzato è stato dare un tema a ogni personaggio secondo quello che ci arrivava del personaggio e quella che era il suo ruolo all'interno della storia, e utilizzare un range di timbri da cui non spostarci, cioè dei suoni che rimandassero sempre a delle sensazioni, a delle situazioni. Quando ci incontrava diciamo, allora il tema dell'ombra. Siamo partiti dai temi dei personaggi. Com'è stato anche la ricerca sul tema di Giordano Bruno? Quello è un tema di grande sofferenza nel momento in cui è stato partorito. E anche quel tema, la cosa che abbiamo cercato era far fluire il tema dell'ombra, perché la drammaticità del tema dell'ombra ci ha portato negli altri mondi. E quando sul tema di Giordano Bruno, no? Tan, tan, sembra ritornare all'ombra, ma di fatto poi si trasforma in altro. E poi sui temi vari abbiamo trovato una strada che unisse tutti i temi e fluisse in un'unica colonna. Cercavamo le catene, cercavamo l'acqua, cercavamo tutti dei suoni che poi abbiamo inserito all'interno dei brani. È stato fatto un lavoro molto in sinergia con i rumori e gli effetti del film. La cosa bella è che anche il montaggio aveva questa idea. Consuelo Catucci ha un'anima profondamente rock. Il montaggio di questo film è complesso. Abbiamo avuto dei momenti di ricerca dove lei ci ha guidato, no? Ci sono stati dei giorni che arrivavamo e dicevamo, Madonna Umberto, hai visto quella scena? Come l'hanno montata? Ma da dove partiamo? Come entriamo in questo mondo? Quindi noi abbiamo dovuto trovare una collocazione che poi incontrasse anche l'idea del regista. Inserire tutto e far diventare tutto armonico e in proporzione non era facile. L'aspetto sonoro va di pari passo con gli effetti. È stato un lavoro accurato che è stato fatto dalla produzione e dal reparto montaggio. Eddie e Stargate hanno poi reso tutto possibile, perché molte cose in realtà sono del tutto costruite in post. Pensa che addirittura c'è un momento, quando c'è la carrozza dell'ombra che arriva dal Papa, ci sono proprio le impalcature, perché all'epoca San Pietro era in costruzione. L'unica cosa vera lì era la carrozza, il resto era tutto da ricreare. Fin così non ci ricapiterà più. Ho necessità in ogni lavoro che faccio, produttivo che faccio, di circondarmi di persone
che seguono la mia pancia e che seguono la pancia e la follia del regista. Cerco questa forza, questa vitalità, là dove c'è, allora lì probabilmente il lavoro ha un valore aggiunto. Ho avvertito molto questa urgenza di raccontare la vita di un uomo così folle, così visionario come appunto Michelangelo Merisi. Ho capito che Michele aveva un bisogno di fare questo film, era una necessità ed era la stessa che avevo io e ho pensato che questo film in questo momento, ecco, era un atto dovuto. Non si può fare Caravaggio e farlo patinato, bisogna entrarci dentro, perché ognuno di noi ha quell'ombra che nessuno conosce, ma cioè esiste e fa di noi chiaramente personaggi bianco-nero. È un film d'arte, è un film che parla di sentimenti, d'amore, di lotte, di violenze, però in fondo, il fatto di decidere di assumersi questa responsabilità di raccontare un personaggio così complesso è un po' un atto politico. Dietro la figura di Caravaggio c'è tantissimo dell'oggi. Nasce in un anno delicatissimo, dove il mondo è in subbuglio e non potevamo non raccontare anche noi un meccanismo quasi di rivoluzione di cui ha bisogno la nostra cultura, non solo italiana, cultura mondiale. E così è nata l'idea vera, è nata proprio per un fatto non tanto di fare un film quanto di vivere un personaggio scomodo, ribelle, ma affascinante come Caravaggio.